Nuova incursione salentina di Fabio e Mingo, inviati del TG satirico Striscia la Notizia. Destinatario del famigerato e temuto Oscar Provolone, il sindaco di Spongano, Antonio Candido. Siccome stiamo trattando da qualche tempo a Striscia i sindaci copioni, il sindaco di Spongano li supera tutti, ci ha fatto molto ridere perché è riuscito a copiare il suo programma elettorale da quattro programmi di quattro comuni diversi italiani, e quindi ammazza non più uno ma addirittura quattro comuni italiani. Ma la cosa più divertente è che il nome del programma del sindaco di Spongano è Impegno e coerenza, ragazzi, e qui non si poteva non dare il provo all'Oscar, perché l'impegno c'è, ma l'impegno a copiare. E quindi siamo andati con il nostro provo all'Oscar, che sono in smoking, e rifacendo un po' la notte degli Oscar, abbiamo consegnato il provo all'Oscar, perché insomma, le supera tutte. Insomma, il primo cittadino al momento sembra essersi aggiudicato il podio. Ma noi facciamo un po' una parodia, un po' vi mettiamo un tappetino rosso, dove mettiamo su di solito il sindaco, infatti l'abbiamo fatto mettere sul tappetino rosso, e poi c'è la consegna con tanto di motivazione della consegna, come l'Oscar, uguale, solo che a noi c'è il provolone. Il servizio di Striscia sarà messo in onda nelle prossime ore. Intanto, qual è stata la reazione del sindaco? Le reazioni sono le più disparate da parte dei politici, c'è chi scappa, chi chiude la porta in faccia, chi sta al gioco e chi, come il sindaco di Spongano, insomma, non è riuscito a dire più di tanto, e evidentemente si è bloccato. Beh, però l'effetto della telecamera e anche quello, insomma. Poi è copione, quindi. È come a scuola, quando ti beccava il professore. Che stai facendo? Sindaco di Spongano, sta copiando. No, professore, no. E invece sì, stava copiando. Da quattro comuni.